Ciao, bentornate sul canale e bentornati sul canale. In questo video parleremo di eyeliner. L'eyeliner è sicuramente il procedimento di make-up un pochino più ostico, soprattutto perché per chi si è avvicinato da poco al mondo del make-up, ma secondo me, se si seguono alcuni trucchetti, si può riuscire benissimo a fare una riga di eyeliner veloce e abbastanza precisa, se non precisa. Il mio consiglio è affidatevi ad una penna eyeliner. Lo so che tutti quanti vorreste che io usassi il Serial Liner di Nabla, ma io lo detesto, così come l'Epic Ink di NYX, prima di tutto perché sbavano, cioè proprio mi si fanno delle bolle di prodotto e mi macchiano, ma sono molto molto instabili come pennine. Perché? Perché hanno, ecco, vi faccio vedere intanto che quello di Nabla sta buttando fuori del prodotto. Ecco, avete visto quella bolla d'aria che adesso è esplosa? E perché appunto avendo delle setoline che si aprono e sono molto sottili e ovviamente mobili, andrete a fare una riga di eyeliner molto più instabile, dovrete perdere molto più tempo a fare la riga di eyeliner con questa tipologia di penne, piuttosto che con le classiche penne così, che hanno una spugnettina imbibita di prodotto, e quindi io vi consiglio queste. La mia, vabbè, quella che io amo è quella di Mina. Vi consiglio un eyeliner con una punta abbastanza lunga perché vi è più comodo stampare l'eyeliner, e uso questo verbo perché lo scopo è quello di stampare il prodotto direttamente sulla pelle e fare il minor sforzo possibile. La faceva anche Deborah. Comunque, questa è stato uno degli eyeliner miei più amati, della formula pura di Deborah. Questo è ancora sigillato perché appunto lo conservo perché mi piaceva tantissimo. Ultimamente ho comprato gli eyeliner di Inovo, che ha suggerito in un video Giulia Cova, bellini anche loro, hanno però una punta alla base un po' più cicciotta, quindi l'effetto finale potrebbe essere un filo più spesso rispetto alla riga di eyeliner che io faccio con, per esempio, quello di Mina. Partite sempre dall'occhio che vi crea più problemi e più ansie. A me in genere è l'occhio destro, perché mentre per l'occhio sinistro io vado abbastanza spedita facendo questo movimento qui, sull'occhio destro bisogna effettuare una torsione del polso e girarsi in questa maniera qui. Vi consiglio anche di non applicare l'eyeliner guardando dritto di fronte a voi, perché è un pochino più difficile forse per la tecnica che uso io, ma vi conviene girarvi un pochino e anche calare un attimo la testa. Lo stesso discorso vale per la parte destra. Io mi giro così e applico l'eyeliner. Parto sempre dalla codina perché è il punto più difficile dell'eyeliner da fare. E per quanto riguarda invece fare una riga classica dritta senza codina, potreste ovviamente anche qui stampare il prodotto, quindi avvicinare il più possibile la pennina all'attaccatura delle ciglia e fare dei tap tap, quindi spostarvi, fare dei piccoli trattini che poi si uniscono da soli naturalmente. Questo è il consiglio che vi do io. Vi lascio direttamente all'applicazione. Ciao! Vi conviene sempre partire dall'occhio che vi crea più problemi, perché facendo la riga sull'occhio, nel caso mio destro, da lì poi sarà un po' più facile cercare di ricreare la stessa forma di eyeliner che si è creato sull'occhio
un po' più fastidioso. Quindi lo scopo principale è cercare di stampare la punta dell'eyeliner sulla pelle, direttamente sulla pelle. Quindi dovete andare in maniera molto naturale, senza troppa ansia. E quindi fate un bel respiro, tenete la bocca leggermente aperta di modo che buttate fuori piano piano l'aria e più o meno dovreste riuscire. Non pensateci, più ci pensate, peggio è. Un altro consiglio, ovviamente, è fare la riga di eyeliner con una matita. Per fare la riga di eyeliner con la matita è semplicissimo, dovete sfruttare la matita usandola di taglio, quindi non così. Ma così fate prima ovviamente la codina e poi procedete. Diciamo che sicuramente avere questi eyeliner qui con il pennellino in setole può essere comodo per chi, per esempio, non può fare una riga di eyeliner, metti a fuoco, non può fare una riga di eyeliner con la codina e quindi anche qui avvicinando proprio la penna alla ciglia va a stampare il prodotto, quindi potete anche fare dei tap tap, come dire, sulla pelle per riversare appunto il prodotto dalla penna alla pelle. Ma è venuto il momento, è giunto il momento ormai di usare l'eyeliner. Io così sono dritta, quando mi devo mettere l'eyeliner mi giro. Mi giro perché vedo la fine delle ciglia e mi è più comodo guardare dove andrà a finire la riga che ovviamente prima la creo nella mia mente. Quindi prendo la penna eyeliner, potete anche prendere la punta, poggiare il mignolo sul naso e chiudere un cicinino l'occhio, chiudendo un pizzico l'occhio e tornando indietro dovreste essere abbastanza veloci. Non applicate l'eyeliner. Vediamo se riesco a farvi vedere la fine. Metti a fuoco. Ok, non applicate l'eyeliner fino alla fine dell'ultimo gruppo delle ciglia perché andreste ad abbassare troppo l'occhio. Fermatevi un pochino prima. Non è sicuramente facile da spiegare. Ecco qua. Fatto questo passaggio, considerate che, vabbè, in questo caso questo eyeliner è molto molto scarico. Se fosse nuovo, andrebbe immediatamente a ricreare la codina. Partite sempre dalla codina. Vi faccio vedere quello che ha fatto e in questo caso va comunque bene perché io adesso vado a poggiare il mignolo sullo zigomo e a scurire l'attaccatura delle ciglia. Ed ecco qua. Se ci avviciniamo con la videocamera, vi faccio vedere che le ciglia, l'ultimo gruppo delle ciglia tende all'ingiù, quindi voi non vedete benissimo, cioè sembra che comunque l'occhio vada all'ingiù. In realtà sono le ciglia perché non hanno il mascara, però se io le rialzo, guardate. La forma va molto bene, ovviamente voi potete anche allungare l'eyeliner se volete e fare un secondo passaggio. Ora, più la mia penna sta aperta, più ovviamente non scrive, siccome sto qui da un bel po', do qualche colpetto. Questa, per esempio, è la riga di eyeliner che piace a me.
La posso fare anche un po' più lunga, però passo all'altro occhio e poi eventualmente correggo l'altro. Quindi, stesso discorso, sbatacchio un attimo la pennina e qui sull'occhio invece sinistro vado semplicemente anche qua a appoggiare il mignolo un po' sotto lo zigomo. Posso anche infilare proprio la penna tra le ciglia per vedere dove far andare ovviamente la pennina, però anche qui io mi giro da così, da davanti allo specchio così, mi giro così per vedere, per avere un'angolazione migliore. Allora, guardiamo un attimo i due occhi che non sono mai uguali, eh? Quindi non vi fate troppi problemi, anche perché il mascara dopo, fatemi chiudere questa eyeliner. Il mascara il più delle volte va a sistemare perché va a rialzare soprattutto il gruppo finale delle ciglia. Questo è un eyeliner specifico per chi ha gli occhi un pizzico riavvicinati come i miei. Più invece avete gli occhi grandi e distanziati, più vi conviene fare un eyeliner completo, quindi dall'angolo interno dell'occhio fino all'ultimo gruppo delle ciglia. Vedete voi, non vi consiglio comunque di partire mai dall'inizio, ma partire sempre almeno da metà. Potete appunto per l'occhio destro, vi ripeto il passaggio, fare una torsione del polso, quindi da così per l'occhio sinistro a così per l'occhio destro e tornare indietro. Anche qui si torna indietro perché da sinistra si passa a destra. E adesso vediamo. Potete anche prendere l'eyeliner così, come più preferite. Vediamo. Poi, una volta fatta la codina, mi conviene sempre partire dall'ostacolo più grande, che in questo caso è la codina. Fatta la codina, vado ad appoggiarmi sul naso, comunque con il mignolo, una zona che vi è più comoda, e poi andate a fare l'attaccatura delle ciglia. Ecco qua il risultato finale. Non vi consiglio di tentare di aggiustare troppe volte l'eyeliner, perché altrimenti ci ritroviamo a fare la classica riga di eyeliner alla Amy Winehouse. E quindi, in definitiva, questi sono i miei consigli per applicare l'eyeliner nella giusta maniera e essere anche molto veloce. Spero di esservi stata utile con questo video. E fatemi sapere perché vi assicuro che se provate così ci mettete 6 secondi per occhio. Non voglio esagerare col 3, però ci mettete davvero pochissimo, in 1 minuto nemmeno, è proprio a dire siamo lenti, fate entrambe le righe di eyeliner su tutti e due gli occhi. Ciao!